Buongiorno, sono 8:30, mi sono svegliato abbastanza presto. Sono venuto qui, faccio vedere un po' cosa si vede. Cioè, che spettacolo. Allora, notizia positiva è che la giornata è super bella. Fa un po' fresco perché c'è un po' di vento. Dietro, adesso sono sotto vento, dietro tirerà raffiche da più di 50 km orari praticamente contro, quindi oggi sarà lunga. A te che bel setup la macchina, eh? Allora, dovrei aver preso tutto. Questo è l'angolino che mi sono fatto ieri, c'erano un po' di pietre ma l'ho messo un po' a posto. Qui ieri poi ho tolto tutte le foglie così in caso. Sicuro? Guardate che bel posticino che ho trovato. Tra l'altro ieri sono arrivato super tardi. Ho fatto tutto questo pezzo con la frontale perché non si vedeva quasi nulla. Sono arrivato qua, ho detto è lui. Cioè, non so cosa fosse, se una volta magari c'era una casetta di pastori, però ho detto è lui. Poi là al mare, cioè guardate che roba. Guardate qua. Cioè, cioè, mica male, eh? Che sia a piedi, in bici o in camper, spottini sempre super top. Bici carica, pronti a partire. Oggi sarà già una giornata, sarà una giornata lunga. Sono le 10 e sono 10 ore per pedalare, possiamo dargliene anche se il vento tutto contro sarà una merda. Pian pianin, pian piano, 17 all'ora, ma va bene così. Dai, che oggi si mangia sano, eh? Allora, pausa colazione, sono 33 km in 2 ore e 10. Minchia, oggi è peso. Un po' prima di Pisa. Dovrebbe diminuire il vento, fino a Pisa sono un centinaio di chilometri circa, fattibile, però bisogna dargliela. Minchia raga, che vento oggi, che vento! Allora, sono a Rosignano a Mare, dovrebbe chiamarsi così, ed è un posto famoso perché c'è una spiaggia lunga, bianchissima, che in realtà è bianca solo perché c'è un'industria qua, insomma, in realtà è inquinata, ecco, per farla breve. Il mare è bello, cioè, anche in Toscana c'è, però bianco, con la spiaggia bianca così non è naturale, ecco. Allora, quella là è Gorgona, poi andando a sinistra si vedono due robe, la prima è Capraia e la seconda, quella dietro, è la Corsica. Allora, devo ammettere che pedalare sul mare, anche se qua in realtà non c'è grandissima vista, però ogni tanto si vede il mare azzurro, è una gran figata, è una gran figata. Mi farei volentieri un bagno, anche se sono più che sicuro che l'acqua sia freddissima. Penso che quelle siano navi in attesa di entrare a Livorno, anche perché mancano 10 km a Livorno e vedere 2, 3, 4, 5, 6 navi mercantili così grandi mi sembra strano. Si vede, comunque la Corsica si vede abbastanza bene.
Ma spettacolo. Allora, è bellissimo pedalare sul mare, peccato che questa sia una strada statale super frequentata anche da camion, solo in un tratto era due corsie, nell'altro corsia singola per senso di marcia, quindi non è bellissimo, soprattutto quando magari si spinge a piedi e si occupa un pochino in più di spazio. Ma che cazzo ci dia uno che prende il sole? Ah, nudo! Comunque, cioè, io non ce l'ho contro i nudisti, però perché i nudisti sono tutti uomini? Cioè, una bella figa nuda, mai, mai. Oh, volevo filmare sto castello, guarda che figo. Quasi Livorno, 70 km, il vento è diminuito, si scorre meglio, quindi dai, oggi 130 lo facciamo. Guarda che attivo sto carrello, fa ridere, trainato da una Octavia, credo, Skoda, però figo. Fighi anche loro. Allora, da Livorno sto andando verso Pisa, mancano circa 15 km, siamo a 85 km. Questa mattina col vento che c'era non mi sembrava vero poterne fare così tanti, ma ci siamo arrivati. Tra 10 km... supereremo i 1000 km in 10 giorni. Questa cosa mi rende super, iper, mega fiero. Pisa! Olè! Pisa, 102 km, l'arrivo a Pisa segna ufficialmente la riuscita del mio intento, ho raggiunto il mio obiettivo, ho percorso 1000 km in 10 giorni con circa 9500 metri di dislivello, una roba mostruosa per quanto mi riguarda, quindi sono molto molto contento, questo è molto rock. Sono passato da Pisa già diverse volte, ma non ci sono mai entrato perché a piedi è un casino. E in bici ho scoperto che anche vedere le città è veramente figo. Ti sposti super in fretta e figo. Bello, 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 bello. Vado già sganciato perché qui ci sarà un puttanaio di gente. Here we go. Mica, è veramente storta. Uno dei posti più instagrammabili forse d'Italia. Madonna che disagio, guarda che disagio, guarda che disagio, guarda qua che disagio, povero lui, povero lui. Set fotografico, vabbè. Comunque bel posticino, prima volta per me, figo. Ah raga, siamo praticamente arrivati a Viareggio, 118 km. 800 metri, cioè tra una cosa e l'altra, sì sì, piano piano, piano una sega. 800 metri su 120 km quasi non si sentono, è vero, ok, non è che ho fatto, però sto andando a cercare una pizzeria perché ho due panini, però una pizza me la merito, perché oggi con questo vento ho fatto veramente un ottimo risultato, un ottimo
chilometraggio, ecco, mettiamola così. Poi mi vedo più un po' lungo, Cioè? Allora, ho mangiato da Tommy, pizzeria qui a... boh, siamo a Viareggio. Ragazzo super in gamba, super simpatico, che mi ha detto di non andare nella pinetta di là perché spacciano. Molto bene, mi ha detto di andare in un'altra pinetta dove ci sono i lupi, bene. E mi fa, però, ho detto no, guarda, meglio i lupi che gli spacciatori. Quindi top. Aia! Impazzisco, raga, impazzisco io qua. Guarda, guarda, guarda quanti pini, guarda, sono pini. Vabbè, alberi, alberi dove amacare di brutto. In teoria non si può. Però in Italia quello che ho fatto da 10 giorni in questa parte non si può fare. Quindi alla fine va bene. Ah, impazzisco io. Impazzisco io per ste robe, Mi dite che non amo il mare, Ste robe impazzisco. Follia, follia. Ma che roba. Madò, quanta legna per fare un fuocherello qua. Super safe, tra l'altro. No, ciao. Allora, mi sono messo a chiacchierare con prima con il proprietario della pizzeria, poi con due ragazzi, perché il proprietario della pizzeria mi ha detto che se vado di là ci sono gli spacciatori, quindi di fare attenzione. Allora gli ho chiesto informazioni qua, mi ha detto, è tranquillo, ma ci sono i lupi. Ho detto, vabbè, guarda, preferisco sicuramente lupi e cinghiali, che tanto non mi attaccheranno mai, o perlomeno è molto difficile che ciò accada, piuttosto che gli spacciatori. Adesso prendo la frontale, così sono tranquillo, e andiamo a cercare due alberelli, tanto qua non mancano. Purtroppo qua sono tutti piccoli, altrimenti mi metterei qui, e quindi bisogna andare un po' all'interno. Mi sarebbe piaciuto dormire di fronte al mare, ma va bene così. Pensavo fossero lupi, sono daini. Ciao dainetti. Allora, che ne pensate se dormiamo insieme stasera? Minchia, che panico. Che poi ho detto daini, ma potrebbero essere caprioli o... boh. Vado a cercare due cazzo di alberi. Cioè, lei è piena, non volevo proprio dormire dentro la pineta. Però mi sa che è l'unica soluzione. E di certo lì gli alberi per piantare l'amaca non mancano. Vediamo quanto si fanno avvicinare. Che pensavo fossero lupi, sono corso al conto. Ok. Eccolo là, sì. Culetto bianco. Sì. Sono o caprioli o cervi. Penso più daini. Dai, vengo qua. Devo solo fare attenzione a non bucare. Però va bene. Di certo gli alberi, come vedete, non mancano. Poi domani magari non mi sveglio tardissimo, Così me ne vado in fretta. Sì. Bello il wild, Io fa molto wild qua. Sì, qua un fuoco è molto al limite, cioè giustamente lo vietano perché è tutta pineta. Comunque 125 km, 10 ore e 800 metri, che comunque non sono male.
4500 kcal che ho ripreso completamente, però sono molto felice oggi, molto contento. Questo posticino tra l'altro mi piace anche un bel po', è vicino al sentiero, però spero che di notte non passi nessuno, e poi comunque adesso monto tutto, spengo e vado a mamma.